Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto a posto? Oggi iniziamo un gioco nuovo, ragazzi, visto che con gli altri miei colleghi. Vabbè, vi lascio prima l'intro, vai. Ebbene sì, Dragon Ball Xenoverse, ragazzi. Ebbene sì. Allora. Mettiamo tutto sparatissimo. E scateniamoci un po'. Devo passare un po' l'audio. Perfetto. Hey, it's me, Goku! Ok, perfetto ragazzi. Doppiaggio ragazzi, assolutamente in giapponese. Allora. Aspettate, passo ancora un attimo perché. Ok, allora ragazze, come vi stavo dicendo prima. I miei colleghi che mi accompagnano in alcuni giochi, tipo Derek, tipo Cirios, tipo Sniper, nei vari giochi che sto facendo, visto che ultimamente sono un po' impegnati, andremo avanti anche con quelle serie qua, però volevo iniziare questa nuova serie così da portarvi qualcosa insieme sempre a Broken Age, un po' più assiduamente, anche perché per il momento anche World of Warcraft l'abbiamo per il momento finito la parte diciamo delle mount, e quindi adesso poi mi metterò un po' qualcosa di interessante da farvi anche su WoW. Ok, iniziamo Dragon Ball Xenoverse, ragazzi. Chi non ha visto Dragon Ball? Chiunque l'ha visto, penso, al mondo. Comunque adesso rivivremo, penso, le sue avventure. Vediamo. Scollegarsi è il motivo per più volte dalle battaglie online e dalle missioni per incoronare le seguenti penalità. Vabbè, tanto non dobbiamo giocare. No, allora, ne facciamo uno nuovo. Voglio creare un personaggio nuovo. Ah, voglio creare un personaggio nuovo. Perché non me lo fa creare? Ah, bloccato? Allora aspettate ragazzi, all'inizio da capo all'inizio. Avevo iniziato naturalmente un personaggio, l'ho iniziato. Allora, terrestre, Saiyan, Majin, Namechana. Allora, terrestre. Statistiche equilibrate in attacco e difesa, l'aura si ricarica da sola e al massimo potenziale d'attacco. Una tribù con salute scarsa, ma attacchi potenti. La forza d'attacco aumenta con la salute minima. Statistiche migliori dopo rianimazione. Difesa elevata, ma recupero lento del vigore. Bonus alla difesa con vigore al massimo. Le statistiche variano in base al sesso. Ok, e vediamo i Namechani. Attacco poco potente, ma molta salute e vigore e recupero rapido. Usa gli oggetti in modo più efficace delle altre razze. Rigenera la salute, se scarsa. Clan di Freezer. Velocità elevata, ma attacchi poco potenti. In grado di paralizzare i nemici con colpi dell'aura. Bonus alla velocità del PS ridotti. Ragazzi, Saiyan è femmina, perché mi piace tipo giocare con le femmine.
Attacchi mischia più potenti e effetti più duraturi, super mosse meno efficaci, maschi. Usa spesso assistenza Z, migliore recupero di aura e vigore ma meno salute. Vabbè, non ci interessa. Voglio la femmina. Aspetto. Altezza la voglio alta, sì. Tipo di corpo... Va bene così. Testa e capelli... Vediamo un po'. Sicuramente così, la faccio com'era quella di prima, praticamente, ragazzi, quella che avete visto prima. Allora, gli occhi mi piace... Questi qua, dai. Pupille. Queste qua piccole vanno bene. Naso. Aspettate che non ho visto se per caso no, i colori non ci fanno mettere, li mettiamo dopo. Bocca. Bocca mascella. Anche lì va bene. Orecchie. Così vanno bene, ok. RB. Tonalità della pelle, ok. Colore capelli. Ragazzi, voi non so se sapete, ma io amo il verde fosforescente, quindi assolutamente verde. Colore occhi. Ci spariamo fucsia, ragazzi, il colore degli occhi. Via. Colore costume, parte superiore. Colore parte superiore. Ah, posso anche cambiare proprio questi colori qua. Allora qua la mettiamo come se fosse quella di Goku, però mi piace più verde. Ah, la cintura. La cintura anche va bene rossa. Comunque la pasta inferiore ci mettiamo sempre verde, la mettiamo. E il secondo colore che, di che, cioè, a che cosa è riferito? Vediamo un po'. Ruota. Cos'è che vuol colorare? Non lo so. Aspettate. Ah, sono i pantaloni sotto. Allora mettiamo lì. Colore mani. Colore mani mi piacerebbe anche tipo una tonalità di, non lo so, arancione. Avremo un po' di colori, addosso. Verde, dai. Colore piedi le lasciamo... Mettiamo rossi? Sì, dai. Facciamo verde e rosso, dai, via. Ok, ragazzi. Io direi che il personaggio così va benissimo. Ok. Un secondo solo che... Okay. Conferma, niente, abbiamo confermato. Nome e voce. Allora, voce 1. Mi sembra piaciuto è Alissa, quindi la chiamerò Alissa. Perfetto. Conferma. Qualsiasi combattimento mi piace combattere da vicino, starò a distanza e colpire da lontano. Vicino o lontano sarà equilibrato. Ci sta. In cui decreazione del personaggio inizia la partita. Sì. Ok. Caricamento, ragazzi. Attenzione. Ecco il campo del tempo, poi l'area industriale e il porto temporale. Vedrai pattugliatori temporali ovunque. Parla con loro. Ok, ok. Mappa di Toki Toki City è divisa in quattro settori. Porto temporale, industriale, campo del tempo, covo del tempo. Ok. Partire il menu principale, va bene. Evento BTG, parla con i personaggi, che hanno un'icona, evento sopra. Adesso per attivare l'evento e per ottenere informazioni. Cerca di parlare con questi personaggi. Più personaggi possibile, ok. Yeah. Ecco il campo del tempo. Poi l'area industriale. Allora, questo che ci ho detto prima.
Ok. Che sto qua reso? Cold e Freezer hanno dei mutanti potenti e malvagi, ma non tutti i membri del clan di Freezer sono cattivi. Ok. Questo? Oh, così tu sei il guerriero evocato da Sharon. In giro si dice che hai parte dei guerrieri. Che fai parte dei guerrieri scelti. Non me l'aspettavo, a volte le persone non sono ciò che sembrano. Anch'io sono della pattuglia temporale, sono un tuo superiore. In caso mi serve qualcosa, vieni pure da me. Ti insegno come lavora una pattuglia temporale. Oh, sì, ho capito, ma scusate, non mi dà. Yeah! Controllo la tua forza con il mio scooter speciale, vediamo. Sei molto debole, che cosa ci fai qui? Tu sei molto stronza, scusa, cioè non ancora. Questa è la vecchia informazione, puoi vedere le classifiche e altre notifiche anche, anche se al momento non sono disponibili, ok. Yeah! Pulire, pulire, pulire è così divertente. Lol. Vediamo un po' qua, Mura. Io. Cosa accadrebbe se chiedessi a Sharon di esaudire 100 desideri? Dovrei provarci. Chissà come reagirebbe Sharon. Questo è il piedistallo per le sfere del drago. Ora non puoi usarlo. Ok. Trazza laggiù. Io. Le altre razze pensano che tutti i Saiyan siano uguali. Anche per me è difficile distinguere le altre razze. Quindi siamo pari. Vabbè. Ok. Attenzione. Imai. Noi pattugliatori temporali difendiamo lo scorrere del tempo. Chiunque cerchi di alterare il tempo dovrà vedersela con noi. Dobbiamo allearci con regolarità per poter affrontare efficacemente. Sì, ho capito. Continua a non darmi niente. Cioè, così devo parlare con tutti. Konnichiwa. Se c'è qualcosa che non sai sulla modalità di quest della mia più interlocutore City, chiedi pure. Database in caricamento. Boh, qua c'è una quest, sembra verde. Oh! Ehi, il lavoro di pattugliamento temporale è duro? Sei qui da poco, tieni un gesto per dimostrare la mia amicizia. Ti tengo d'occhio, buona fortuna. Hai ricevuto capsule energia P. Grazie. Oh! Grazie, va bene. Sì, ma io mi ricordo che quando avevo provato l'altra volta il gioco c'era da fare un momento iniziale. In Corosmo è venuta una consegna spazio-temporale. Vuoi inviare regali ad altri giocatori e ricevere dal sistema? Al momento siamo chiusi. Torna più tardi. Ok. E quindi dove cazzo la devo andare? Boh, proviamo ad andare a combattere. Cioè, non so, volevo cercare qualche posto dove poter andare a combattere. Fare qualcosa del gioco, perché non è che posso parlare con tutti. Receptionist del torneo mondiale. Attenzione. Questo è il sempre il torneo mondiale, ma non siamo ancora pronti. Il torneo è un evento online al quale puoi partecipare quando sei connesso al server Xenoverse. Mostra tutta forza quando sarà aperto. Ok. E neanche questo. Prepara due controller per la battaglia versus in locale. Riceverai una notifica quando potrai giocare in questa modalità. Ok. Quindi qua c'è il torneo mondiale, va bene. Come fanno da qualche parte? Vediamo un po'. Scusate ragazzi, ma non ho mai giocato, non so bene che cosa devo fare, quindi adesso vediamo man mano. Intanto vediamo un po'. 5 giocatori, personalizza. Boh, vabbè, intanto iniziamo a vedere questo. Maido. Salve, qui veniamo a Z Soul e vari oggetti, ma adesso siamo chiusi. Speriamo tutto appena apriremo, torna a trovarci presto. Cioè, è tutto chiuso praticamente. Konnichiwa! La sintetizzazione è divertente, può ottenere oggetti inaspettati. Maido. Salve, in questo negozio puoi miscelare degli oggetti. Purtroppo siamo chiusi. È tanto per cambiare. Ma non ci vedo neanche negli altri perché sono sicuro che questo prima non ci sono. Cosa? Torna a trovarci, vedi? Cioè, vedete? Io non haiterio. Ok. Ma io vorrei capire delle missioni, tipo da combattere, non ci sono? Mimi! Noi di nuovo a Tokitoki, città, tutto pacifico come sempre. Lass. Io!
Non ti conosco se non un membro del partito temporale. Ci vuole forza per questo incarico. Pensi di farci a principiante? Principiante è tua sorella. Questo è perché mi puoi vedere che siete capo. Niente. Harry. Faccio manutenzione ai robot. Avvisami se qualcuno si guasta. Ok. Negozio di abiti, immagino. Io non hyperio. Infatti. Konnichiwa. Tenil è un'ottima scelta. Ora quale costume scelgo? Io. È l'abilità della trasformazione appresa da piccola. È stata utile. Niente ragazzi, qua non c'è, posso fare un cazzo. Posso andare nel covo del tempo ad aiutare il Kaioshin del tempo. Può darsi. Qua non posso entrare. Negozio oggetti nel negozio di sintesi. Niente, qua abbiamo giocato tutta. Ragazzi, non mi dai nulla a fare. Non ci posso fare niente. Sto guardandomi intorno. Persel. Viaggia nel tempo per sistemare le distorsioni della storia. Le distorsioni possono provocare catastrofi. Fai attenzione anche tu. Vorrei capire come. Aspetta un po', sarà massimo 3 membri. Al momento non è possibile gestire una squadra. Se vuoi puoi ingannare il tempo con qualche pattuglia temporale o per missioni parallele. Come? Battaglia offline? Yo-koso. Konnichiwa. Va bene. Porta a sfera del drago su piedistallo Sharon e esaudirà il disgrega. Ma non dove sia, non so dove sia il piedistallo. Prova il campo del tempo. Taino. Questo. Hi. Enrico, devo unirti alla scuola di Taino, però ci sono solo io. Cioè, non posso fare praticamente niente in questo gioco, non capisco. Mi dispiace solo, ragazzi, che non posso riniziare da zero il gioco, non me lo farò iniziare da zero. Quindi avete già visto, attenzione qua, però manca una nave. Forse qua posso entrarci. Le capsule non partono, a quanto pare. Non posso usarle. Niente. Mister Satan, lol. C'è tipo una farina più veloce, no? Boh, raga. Porto temporale, ci sono. Però torniamo per forza dall'inventato dove eravamo prima. Ok. E uno dopo che ha fatto tutto, che caspita deve fare? Qua dentro non ci sono ancora andato, no? Andiamo a vedere. Non puoi ancora avanzare. Minchia, ho parlato con tutti. Dove caspita devo andare per combattere almeno un minimo? Trunks, devo fare un con Trunks. Ok. Yeah. Se sei qui, immagino che tu voglia aiutare la partita temporale. Grazie mille. Avevo pregato Sharon di portarmi qualcuno che fosse abbastanza forte da combattere al mio fianco. Vieni. Vabbè. Ma forse adesso inizia un po' di azione, ragazzi. Ok. Koko ga Toki no su desu. Chiamiamo questo luogo Covo del Tempo. Ok. この場所を管理しておられる時の観葉神様のお住まいと。Qui è il Kaioshin del Tempo che dirige questo luogo. 国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。Abbiamo anche la Camera del Tempo che custodisce molti libri. ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが、国蔵庫へ行きましょう。C'è un favore che vorrei chiedere. Andiamo nella Camera del Tempo. Va bene?Che figata. Cosa vuol fare?
これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺破！Attenzione, come se radisce. Ma me lo ricordavo così sto pezzo qua, eh? Radish tecnicamente doveva apparire sotto i colpi di Goku. ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。OK、 Perfect。In realtà c'era Pip Junior che aveva colpito Radish. Quindi, giustamente. Sai, con i chance o yaro. Oretta ci non ha camani nare, Kakarotto. Attenzione. Ha! Nia! So, se le va. O mai mo, o俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか。だったらお遊びはこれまでだ。の。Attenzione。Son Gohan、grandissimo Gohan。お父さんをいじめるな！うわあ！このガキ！Cazzo, non è successo così nel vero. Cioè, Gohan colpisce Radish, quindi... Attenzione. Non da tu? Chisama no shiriai ka, Son Goku? Io... Nemo io... 一緒に戦ってくれるみてえだな。OK。Dimensione Terra 1, il guerriero Radish. Condizione di vittoria: sconfiggi Radish. Condizione sconfitta: PS, giocatori esauriti. OK。雑魚が何人増えようが結果は一緒だ。おめえ、力を貸してくれるのか。足を引っ張るなよ。俺の声、聞こえていますよね。俺は、時の巣から通信でサポートさせてもらいます。いいですか。ラディッツは、本来の歴史より強く、さらに残忍になっているようです。悟空さんたちが投入させるよう、ラディッツを倒してください。Erano le mosse qua. Ok, perfetto. Almeno in questo caso posso lanciare anche qualche colpo. Aspetta che qua, pensaci che ci crepa Goku e Yuna. 3人がかりでこれじゃまるで話にならない。どうだ、
様らが死ぬ前に一ついいことを教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人はあと二人いるんだ。二人の戦闘力は俺よりさらに上なんだぞ。カカロット、貴様たった一人の兄を殺すつもりか。おめえ見てるひでえやつ、兄貴じゃねえって言っただろ。グランデ、cazzo non è facile però ragazzi, perché non riesco a fare le super mosse. Grado te. Missione completata, punteggio ottenuto, livello 1 di 2, utilizzeni 494, ok. Ma da piccolo, yale! Ma canco sappo! Ok, è tornata la storia, è tornata giusta. Se vi domandate, Radish è il sapere di Goku. Goku ha scoperto da poco che è un Saiyajin. なんだったんだあいつは。ce l'abbiamo fatta。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。tecnicamente sì。不要に歴史を変えることなく無事歴史の改変を食い止めましたね。la storia ha ripreso giusto corso senza effetti collaterali。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。ora il caio shin del tempo deve essere annotare tutto su una pergamena。 あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。 non temere per Goku se hai parlato in vita con le sfere del drago, sì lo so。 それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。おさえこのプログラミングは solo con una modifica della storia。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。Io voglio iniziare。Dai, dai, faccio ancora un combattimento。1, 2。Addio Goku。Achievement sbloccato。Ya! I pattugliatori del tempo hanno due incarichi principali. Il primo è risolvere i problemi delle pergamene, come hai appena fatto. Il secondo sono le missioni parallele. Vediamo, provaci per conto tuo, vedrai che imparerai in fretta. Parla con il robot dell'edificio per la registrazione all'MP. Lui ti dirà tutto, credo. Beh, spero. Ok. Oh, prendi questo, uno scooter. Scavo, sì. Ok. Ha creato mia madre modificando quelli usati dall'esercito di Freezer. Sono degli scooter con un aspetto diverso, ma il loro funzionamento è lo stesso. Si tratta di oggetti fondamentali in battaglia, praticamente nelle missioni parallele. Ricordati di utilizzarli. Ok. Ragazzi, si guardava la mappa? Mappa? No. Ragazzi, la mappa? Non la vedevo. Ragazzi, è bellissimo comunque, c'è un dei colori su mappa. Città di viaggio, ok. Quindi devo immagino borsa. Leggo beta. Vecchio modello scooter verde. No, voglio equipaggiare. Come cazzo si fa a equipaggiare? Non voglio scartare. Perché non lo fa equipaggiare? O forse ce l'ho già equipaggiato. No, non ce l'ho equipaggiato. Vabbè. Sarà qua che devo andare? Beh.
Tecnicamente l'hanno fatta dalla mappa, solo che me l'hanno tolta adesso. Attenzione. Cos'è? Saga dei Saiyan, prologo. Goku ha fatto la storia con le sfere del drago, ma ora qualcuno intende cambiare. I rivali che Goku ha affrontato nel tempo stanno ricevendo nuova forza. Trunks ha raccolto le sfere del drago e ha espresso un desiderio sciaro per difendere la pace ottenuta da Goku e dai suoi amici, anche se di avere un guerriero pronto a combattere al suo fianco, che sarei praticamente io. Però ve la faccio un attimo vedere questa parte qua, perché non l'avete vista prima. Quindi siamo tranquilli. Queste qua praticamente sono i pezzi della storia di Dragon Ball, diciamo. Ciò che è successo nella storia. Radish, Freezer. Goku che diventa Super Saiyan contro Freezer. Io che divento Super Saiyan. Jikan kasu. あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだって、そんな必要はない。貴様は始末だ。これからここででかい口を聞くのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。この質感にたまりどこないね。いいだろう、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。これ以のことだ。キリンのことか。Difficile perché non riesco a avvicinarmi. Ok. Boh, e non potevo farla. Non mi faceva fare nessuna onda Kamehameha o altro, quindi. Ok. Freezer. Se vi ricordate bene, Goku in questa parte qua succede, non vi spoilerò niente. Trunks, attenzione. Gli androidi C17C18. E Cell. Quindi c'è il Cell Game anche da fare, questo tanto, infatti. Cell. Ok. Ikinari kisama kara ka. Ichiban no tanoshimi wa saigo ni totte okitakatta no da. Continuano a muoversi malissimamente. Vieni qua, Cell. Cell carica, cioè para tutto. Iso Son Goku. Quale da. Tatakai wa kou yatte. ある程度実力が近くなっては面白くない。オラもそう思う。サルド。やっだ。やっだ。やっだ。やっだ。Aspetta che vediamo se per caso lì sta poco, brava. Jai, allora. XJJ, ok. Ah, ma qua non ci abbiamo ancora le probabilmente le mosse. Se non posso ancora farle.
cazzo. Oh! Oh! Perché non funziona? Ah, non chiudi, ok, si scusa, non so capire perché non... Ok, per il momento mi sa che non posso fare Kamehameha o altro. Cioè, l'onda energetica non posso farlo. Non posso fare un bel immesso tanto. C'è una sensazione. Posso solo menare giù pesante, penso, eh. Perché non mi segnerò nient'altro di mossa. Questo qui diciamo che vi faccio solo vedere il pezzo iniziale che avevo avuto il problema. Attenzione, Gotenks! Gotenks e Trunks la fusione, il figlio di Goku e Vegeta. E Majin Buu. La versione Kid Buu, per esattezza. Yoshi! Anakkara Genkai de tobasa nei to na. Ora tachi ga yararetara. Eki, ha! Ma se è bastardo? Cioè io posso pure usarle sto mosso, ragazzi. Aspettate che voglio vedere se... Ok. Oh, wow, wow. Vai! Ecco, bravo! Cazzo, mi ha fatto malissimo! Grande Goku! Attenzione! Beh? Ah, quindi vedete, stanno praticamente cambiando tutti i cioè tutti i nemici che dovrei tipo riuscire a sconfiggere. Si stanno potenziando. Lexina!変わっていく時の流れがおかしくなっているようねこのままでは歴史がいいえこの宇宙が消えてなくなるわOk, questo qua è quello che abbiamo visto all'inizio. 遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。 強き戦士よ。さあ、姿を見せ。Ed appaio io praticamente. Questo guerriero sarà io. È il mio personaggio. Ok. Volevo farvelo vedere così almeno vedavate anche che cosa succedeva. Ok, saga di Saiyan. 5 anni dopo il torneo, Goku e Kiki hanno un figlio, Gohan. Un giorno sulla Terra giunge Raditz, un Saiyan che rivela di essere il fratello di Goku. Costui rapisce Gohan per spingere Goku a schierarsi al suo fianco. Goku invece si allea con il suo acerrimo nemico, arcinemico, piccolo, per salvare Gohan. Dopo una dura battaglia, Raditz viene sconfitto a costo della vita di Goku. Ok. Questo qui è il riassunto, diciamo, di quello che abbiamo fatto finora. Va bene. Perfetto. Ok, allora andiamo giù di là, adesso. Allora ragazzi, io direi intanto che per oggi possiamo concludere qua. Ci siamo fatti un piccolo pezzettino, lo so, vi chiedo scusa, ma volevo farvi vedere un pochettino almeno come iniziava, perché purtroppo avendolo iniziato prima non so perché non me lo faceva riniziare da capo. Ora, come ogni volta, vi suggerisco un telefilm nuovo. In questo caso si chiama Ghosted. Ghosted è un telefilm molto ma molto divertente, è uscito da pochissimo, quindi ve lo consiglio di andarlo a vedere. Sono appena usciti solo 3 episodi ad adesso, diciamo, a oggi che è il
18 di ottobre. È un telefilm divertente, con sfondi extra, come dire, paranormali, ecco, paranormali. Nel senso che parla di due uomini, uno che è un ex professore, laureato mi serve ad Harvard o a Princeton, adesso non mi ricordo, che praticamente è in bancarotta perché lui asserisce che sua moglie è stata rapita dagli alieni. E l'altro invece è un ex poliziotto che ha avuto problemi col suo partner, che mi sembra sia morto, adesso non mi ricordo, e praticamente al momento gestisce, cioè, fa la guardia in un centro commerciale. Loro due vengono ingaggiati praticamente da una fantomatica, diciamo, ala del governo che si occupa del soprannaturale. Però la cosa divertente è che sono due attori, tra l'altro, che hanno fatto tantissimi film comici, e quindi vedrete cose veramente strampalate, combattimenti strampalati, e niente, vi consiglio di guardarlo perché è molto divertente. Vi strapperà un sorriso, un po' in stile Scary Movie, ma forse un po' meno demenziale di Scary Movie e anche un po' più divertente. Quindi, per oggi è tutto, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi! Ciao, ciao!